sì, ma sedetevi. C'è una cosa che Oh, buongiorno ragazzi. Io vorrei subito chiamare Dolce Donzella che mi accompagnerà qui, che è Martina Blocchi, che ha iniziato a scrivere questo disco che si intitola Atlantico, che prende il nome del secondo oceano più grande sulla faccia della terra, e non sarei mai immaginato che avrebbe di fare un disco giorno biologa giovanissima così, e poi vi farei un altro applauso. Anche perché in questi due anni e mezzo mi sono ritrovato molte volte a sondolare questo oceano e mi sono iniziato a chiedere come sta l'oceano. Come sarà il fine questo oceano? Come sarà il fine? Non so chi di voi che presente vive il mare in maniera diretta, o magari facendo sull'acqua, facendo vela, che quindi può vedere con i propri occhi, diciamo, lo stato di salute dei nostri oceani, ma vi posso assicurare che i nostri oceani non stanno per niente bene. Io in questo momento sto studiando l'inquinamento da plastica e tutti gli oceani del pianeta esistono delle grandissime, giganti isole di plastica, e l'Atlantico purtroppo non è escluso, ne ha ben due, una nella parte settentrionale e un'altra nella parte meridionale. Purtroppo la grande isola di plastica dell'Atlantico settentrionale sta raggiungendo le dimensioni della grande isola di plastica del Pacifico, che forse è un pochino più famosa e conosciuta, e perché sta creando, diciamo, dei danni non indifferenti a tutto l'equilibrio dell'ecosistema marino. Io ti faccio visto un po' di giorni qua, abbiamo ricattato una foto che abbiate postato, che era la foto di una balena che è stata ritrovata completamente piena di plastica. È una bruttissima cosa. Sì, anzi ultimamente se ne stanno trovando diverse. Qualche mese fa ne è spiaggiata una in Norvegia, pochissimo tempo fa un'altra in Indonesia, dove hanno trovato all'incirca una trentina di sacchetti di plastica nello stomaco, tra i 50 e 70 chili di plastica. E moltissimo altro materiale di plastica. Questa è la prova lampante che la maggior parte dei rifiuti presenti in mare sono costituiti da plastica monouso. Parlo della plastica monouso perché è, diciamo, un oggetto che noi utilizziamo per pochissimo tempo, per non più di 10 secondi o al massimo un quarto d'ora, 20 minuti, e poi rimane nel mare purtroppo per centinaia e centinaia di anni, e può impattare in maniera purtroppo molto forte la vita marina. E non pensate che tutto ciò rimanga, posso dire, recluso alla vita marina, perché in qualche modo tutto questo sta tornando anche a noi. Poi magari nel resto della conversazione fa tutti la loro domanda. Ad esempio, una rinuncia di plastica, quanto ci mette a determinarsi? Dai 400-500 anni, anche sì, purtroppo sì. E tu pensa che una rinuncia di plastica dura, cioè la usi per quanto? 5 secondi? 10 secondi? E potremmo anche dire ovviamente 10 secondi. E quindi sicuramente questo non è un problema di ora. Cioè, quando abbiamo cominciato a sentire comunque questo problema che stava iniziando a diventare molto grave, sicuramente non viene da adesso, non ce ne siamo accorti ora.
Allora, già decine di anni fa, comunque sia, ci si è resi conto che l'impatto e l'inquinamento da plastica stava avendo, diciamo, un'importanza abbastanza sostenuta. Infatti le famose isole di plastica sono già state avvistate diverse decine di anni fa. Il problema è che stanno diventando sempre più grandi e questo significa che tutta la plastica che stiamo consumando e soprattutto non smaltendo bene, sta appunto, come dicevo, raggiungendo i nostri oceani e sta facendo in modo di aumentare le dimensioni di queste isole. Pensate che è stato stimato a grandi linee che circa 8 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i nostri oceani ogni anno. Quindi è stato, diciamo, ipotizzato che se continuiamo con questo tasso di inquinare i nostri oceani, nel 2050 il peso di tutta la plastica supererà il peso degli animali marini e quindi i nostri pescatori nelle proprie reti pescheranno sicuramente più plastica che pesci. Quindi faremo delle grandi scorpacciate di bicchieri al sale. Ma il problema è già gravissimo. Ma si può fare qualcosa o possiamo iniziare a fare qualcosa noi individui, anche da soli, tutti i giorni per migliorare la situazione, dei comportamenti che possiamo tenere per migliorare? Allora, quello che è stato fatto nel passato, diciamo, si sta cercando in qualche modo, sì, ho visto, infatti interessantissimo questa fantastica iniziativa. Quello che è stato fatto nel passato, come dicevo, si sta cercando di arginarlo, ci sono alcuni gruppi nel mondo che stanno proponendo progetti appunto per eliminare la plastica, più che altro la macroplastica, che poi tra un pochino parleremo anche di microplastiche, più che altro la macroplastica negli oceani. Però no, tutti noi abbiamo il grandissimo potere di evitare questo grande impatto nel futuro. In primis riducendo l'utilizzo della plastica nella nostra vita quotidiana. Prima parlavo della plastica monouso, però diciamo, mi riferisco a tutto ciò che è fatto in plastica. Ricordiamo che decine di anni fa i nostri nonni, i nostri avi non avevano la plastica per vivere, eppure facevano delle vite molto molto dignitose. Quindi abbiamo sempre un sostituto alla plastica. I principi sono quelli appunto di usare la plastica monouso oppure di riutilizzarla. Faccio un piccolo esempio: quando andiamo a fare la spesa, andiamo nei supermercati, ogni volta acquistiamo i sacchetti. Ma perché dobbiamo acquistare i sacchetti che addirittura dobbiamo pagare? Perché se vi fate un conteggio alla fine dell'anno, quanti soldi avete speso per acquistare i sacchetti? Io lo lascio sempre dietro al portafoglio, un sacchetto quando vado a fare la spesa. Tanto un scatolone anche quando era la spesa grande. Già da quello sicuramente possiamo iniziare, poi se andiamo a bere dei cocktail ovviamente non ci serve assolutamente la cannuccia, quindi posso dire guarda la cannuccia puoi anche non metterla così. Oppure ad esempio sostituire al posto di andare ogni volta al distributore a comprare una bottiglietta d'acqua, riempire una borraccia e portarla sempre dietro con sé. Sono veramente piccoli gesti che possiamo fare, ma che in futuro fanno veramente la differenza. Io lo sto già facendo, ma a prescindere ovviamente da questo discorso che abbiamo fatto, anche perché credo che sia giusto, siamo in prestito, siamo di passaggio su questa terra, ma se anche vuoi dire qualcosa, ad un certo punto ci hanno fatto qualcosa. Se aprono il microfono, ma se alza, no, io il microfono, Abbiamo fatto un piccolo tributo a delle poetesse, delle cantanti che sono delle poetesse, perché si pensa che, cioè qualcuno che dice che se potesse fare un libro con delle poetesse sarebbe un libro molto piccolo, invece non è questo. Il problema è che le donne tengono molto la propria poesia e quindi difficilmente la condividono, come magari. Quindi volevo fare un piccolo capitolo della attività artistica di un'altra sera. Questa è
chiama Pesci di Letizia Cesarini, e che è Maria Antonietta. Gli altri? Sì, sono gli altri. Inarrivabili. Sempre altrove, io sempre qui. È una questione di prospettiva. Sono tornato. Ho in perfetta presenza di aiuto. Non mi piace quando parlo di profondo, resta zitta. Tutti i miei pensieri io li darei in pasto ai pesci. Se solo mi volessero con loro. Se solo mi volessero con loro nelle profondità. Perché chi mangia dolore mangia sempre solo in questa vita. Non mi piace quando parli, quindi resta zitta. Tutti i miei pensieri io li darei in pasto ai pesci. Se solo mi volessero con loro. Questa è Mina Vagante di Veronica Lucchesi, meglio nota come la rappresentante di lista. Gentile Mina Vagante, cosa ti aspetti dalla stella ponente quando lassù brillerà la mina che salti in aria? Gentile Mina Vagante, cosa ti aspetti dal niente quando tutto per aria manderai adesso che non c'è più qualcosa da fare per salvarti? Sono una mina vagante. Cosa mi aspetto dal niente quando tutto per aria volerà senza lasciare traccia, quando quello che voglio sarà? Volerò come una bomba sulla casa che ho sognato. Volerò come una rovina e dalle strade crederanno primavera. Questa si chiama Francesca Michelin e la conoscete tutti, quindi va bene così. Bolivia. Ho fatto un viaggio dentro una stanza. Era più vicina alla mia lontananza. Hai la pelle così morbida che potrei cascarci di nuovo. Perché? È un po' tutto sbagliato, perché? Ho visto soffiare l'aria e con il tempo costruire muri o mulini a vento ed urlare al cambiamento e rimanendo seduti sul divano di casa. Ma perché è tutto un po' sbagliato? Perché? Mamma, no, 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 non ho bisogno di niente. E per avere al buio senza sosta, giocare a nascondino nella foresta, solo per sentirsi più leggeri, ma non per davvero, c'è la gravità. Ma anche qui c'è la gravità. È l'umanità che fa la differenza. Portami in Bolivia per cambiare testa. Spegnerò il telefono, sarò libera, indipendente. Mamma, no, non ho bisogno di niente. Ma se puoi, salvami dall'umidità della pioggia più insistente che entra nelle ossa della gente, che mangia male e crede a quello che legge. È l'umanità che fa la differenza. Mamma, no, non ho bisogno di niente. Grazie. Grazie. Quindi ho avuto questo tempo per pensare ad altre domande da fare a partire, e ora la domanda più interessante, più assurda, che è: cosa fa un biologo nella vita? Cioè, la giornata di quella biologa marina qual è? Allora,
di mezzo cazzo è trovato nel punto più difficile. No, è chiaro, ovviamente è anche il punto di mezzo, quindi giustamente per organizzare la domanda. Secondo me può essere interessante, perché io per esempio faccio delle cose nella mia giornata in alcuni mesi, invece non abbiamo una cosa si occupa tutto il giorno. Allora, mandate pure alla famiglia. Che il mio lavoro prevede dai milanese sì purtroppo tanto lavoro al computer, però fortunatamente anche tanto lavoro sul campo per raccogliere campioni e quindi studiare l'inquinamento direttamente in mare, ma anche tanto lavoro in laboratorio, che è anche molto interessante perché mi permette appunto di analizzare i campioni e capire effettivamente diciamo avere dei dati, dei risultati, quindi capire come l'inquinamento da plastica o altre tipologie di inquinamento possono effettivamente essere dannose e pericolose per l'ecosistema, ma così anche per l'uomo. Per esempio, io ho iniziato la mia vita studiando all'Istituto d'Arte, poi ho detto vabbè, faccio l'architetto, poi a un certo punto ha svoltato la mia vita e ho fatto diciamo quello che sto facendo ogni tanto, cioè diciamo faccio il musicista. E come ti è venuta questa idea? Allora, più che idea è una passione. Allora, io sono nata sul mare, io sono di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, quindi vivo proprio sul mare Adriatico. Un pochino accendo partito, poco poco! Niente, in questa città sono cresciuta, ci sto attualmente lavorando, per cui diciamo per me la passione del mare ce l'ho dalla nascita. Ho iniziato a nuotare sin da molto piccola, poi mi sono dedicata anche ad altre attività. Qui stanno andando delle immagini ovviamente, no? Sì, questa in particolare durante un addestramento. Sì, perché devi sapere che io all'età di 16 anni, dopo aver nuotato tutta la vita, all'età di 16 anni ho iniziato a fare il mio primo corso di salvataggio. E poi ho fatto il corso da subacquea e quindi ho iniziato a alimentare la mia passione per il mare sempre di più. Negli anni sono anche diventata una maestra di salvamento della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, infatti io in questa foto stavo addestrando i miei ragazzi a al bagno. Sì.